Beh, la fecondazione eterologa pone nuove questioni alle coppie che decidono di intraprendere un percorso di questo tipo. L'accesso a qualcosa di estraneo alla coppia stessa crea uno spazio e un tempo di elaborazione e, dove è necessario accettare quello che è esterno alla coppia, che se da una parte consente la realizzazione dell'obiettivo, del desiderio tanto atteso, dall'altra però può far ricordare alla coppia l'incapacità a generare, soprattutto per la persona che ha ricevuto una diagnosi di infertilità. Le coppie che decidono di fare un bambino con la donazione di gameti quindi sono chiamate a rispondere a diversi quesiti, a porsi diversi dubbi e diverse preoccupazioni, in primis per la coppia stessa e in secondo luogo come genitori nei confronti dei figli che verranno. Tra le tante preoccupazioni una molto frequente è per esempio la mancanza del legame genetico da parte di uno dei due genitori e quindi delle caratteristiche fisiche del bambino che saranno soltanto a carico di uno dei due. Un'altra preoccupazione frequente per esempio è il dire o non dire, quindi comunicare o meno al proprio bambino la natura delle sue origini. Ci sono alcune coppie, per esempio, che decidono di mantenere il segreto, alcuni perché sono preoccupati di creare dei problemi e delle confusioni tra quello che è la genitorialità genetica e quella che è la genitorialità affettiva e sociale. Altri hanno paura addirittura di eventuali stigmatizzazioni e discriminazioni con la famiglia di origine, ma anche all'interno del contesto sociale di appartenenza, sempre dovuti alla mancanza della trasmissione genetica. Per alcune coppie invece è stato talmente doloroso il percorso che hanno affrontato che semplicemente vogliono tenere occultata la loro condizione di sterilità, non ne vogliono far parola con nessuno, vogliono rimuovere, dimenticare. Ci sono invece delle coppie che decidono di parlarne con i propri bambini e quindi si trovano di fronte al dilemma: cosa possiamo dire, in che tempi, con quali parole? Dal punto di vista psicologico non c'è una risposta giusta né una sbagliata. Cioè non si può considerare un'opzione migliore dell'altra perché è un argomento troppo intimo e personale della coppia stessa e della famiglia poi un domani. Quello che tendiamo a fare però che cos'è? Allora intanto per le coppie che decidono di mantenere il segreto si suggerisce di fare lo stesso anche con la cerchia di amici e con i parenti per evitare che in un futuro appunto possa essere il rischio che il bambino venga a sapere delle sue origini tramite terze persone. E questo potrebbe creare delle conseguenze emotive per il bambino stesso. Per coloro che invece decidono di parlarne, si suggerisce di farlo quando sono piccoli. Ormai sono diversi gli studi e gli specialisti che invitano le coppie a parlarne quando il bambino è ancora piccolo, chiaramente deve essere capace di intendere quello che gli viene detto. Quindi in questo caso si dovrà preparare un po' il discorso, ma in maniera del tutto naturale e spontanea, utilizzando delle parole che devono essere congrue non solo all'età cronologica, ma soprattutto alla fase evolutiva del bambino in quel momento.